Buon pomeriggio. Devo cicciare tantissimo per farlo venire fuori. Salve! Vabbè, che risate. Stiamo andando benino su Isaac. Vediamo cosa fare oggi con Isaac. Mi piacerebbe fare un obiettivo ogni live, ma non lo facciamo un obiettivo ogni live, quindi. Yeah, boss rush con Lilith. Bestia di Satana, vai. Boss rush con Lilith. Ottima stanza per iniziare questa, eh. Anche senza gappi si può fare con Lilith. Devi solo avere un po' di culo di trovare... Cos'è stato? Sembrava una sedia rotta, cos'è? Sono spaventati tutti. Ragazzi, mi sa che ci tocca resettare perché siamo a 2 minuti e ancora siamo al primo piano. Il personaggio è Lilith, è un personaggio che ha gli occhi bendati, quindi non è lei che lacrima, o lui, perché in realtà sono tutti Isaac i personaggi. Tutte le lacrime che tu prendi, tutti i potenziamenti che prendi, vanno al minion. Il problema è che sei appunto sfasato, perché tu muovi Lilith, ma le lacrime ce l'ha il minion che è poco dietro di te, quindi devi un attimo calibrarti bene. Mentre l'oggetto che ha attivo è quella cassa che crea una copia di tutti i minion che hai, e si può utilizzare per un bel po' di volte in caso di ricarica dell'oggetto. In più ha... quel feto rosso che si vede a destra, quello stomaco rosso che si vede, che dopo un po' che vieni colpito ti spawna un altro minion infernale, che potrebbe essere un altro di quelli o qualcosa di meglio addirittura. Mentre l'obiettivo di oggi è la boss rush, la solita boss rush, che è il mio proprio tallone d'Achille assolutamente. Una tortura psicologica indescrivibile per me la boss rush. E The Lamb, che è anche molto facile da fare. E se riuscissimo a fare la boss rush, riusciremmo anche a fare The Lamb. Possiamo fare entrambi oggi e finire Lilith oggi. Però sta andando malissimo, siamo a 3 minuti del primo piano, mi sta andando veramente male. Non importa. Ho detto magari mi dà un oggetto incredibile. Perché no? Vediamo se riusciamo a sfruttarlo in qualche modo. Non vedo nulla qui, non vedo veramente niente. Madonna come sposta i nemici però. Madonna, sciolto nell'acido bro. Ok, c'era una tinted. Dov'era tinted? Dove c'era il fuoco rosso? Ah, sì. Va bene. Non li vedevo neanche più ormai. Vorrei far scoppiare tutto, ma non c'è tempo, non c'è tempo. XL? Sembrano tutti giganteschi. Vedo una marea di stanze ovunque, vivi. Madonna, non si capirà più niente. Buono. No, andiamo, sono perdo il ritmo. Però è molto fastidioso che in Isaac ci siano determinati oggetti che ti possano far cambiare così tanto le sorti della partita. Vuol dire che sono degli oggetti fin troppo forti. Però è RNG, quindi ci sta. Lo splash damage con le falci è fuori test. Poi sono enormi, come mai sono così grandi? Non facciamo neanche così tanto danno. Porca miseria, che bestia. Adesso dobbiamo solo arrivare in tempo. Dio mio. Dio mio, non vedo, m'ha colpito. Non vedo niente. Yes. Proviamo al volo proprio. Perfetto. Perché no? Va benissimo. Va benissimo. Adesso dobbiamo correre, è l'unica cosa che dobbiamo fare. Non siamo tanto in ritardo. No, dobbiamo fare 2 piani, quindi in teoria ce la facciamo in 10 minuti, si spera. Bellissimo, praticamente questo è un prisma che quando le lacrime ci passano dentro le divide in colori. Porca troia, questo non è male. Va un po' a caso perché gli devi passare davanti, vedi, fa... Bellissimo. Cosa fa la siringa nera? Oddio. Probabilità di shottare i nemici ma non i boss. Possiamo fare di meglio. Uso le monete. Vabbè. Madò, il danno. Range, ecco. Dobbiamo fare in frettissima, perché mamma non è detto che la sciogliamo. Ha shottato lui l'altro, bravissimo. Scusa, e questa stanza? Cos'è? Che siamo pazzi? No. Abbiamo trovato la build per usarlo. Pocket Coffee. Col doppio, non solo doppio prisma. Vi ricordo che nella boss rush, ogni rush di di boss si recupera un'attacca di attivo. Quindi potremmo arrivare anche a averne 4 di prismi. 4 minion anche. Roviniamo la run per la scienza.
c'era la scatola di Minion, Karim. Tua mamma. Non so, chiamo mia mamma e glielo dico. Siamo pronti. Quanto tempo abbiamo? Ok. Destra e centro. Ti serve vita. È verissimo anche quello. Ok. Siamo pronti? Vai. Non vedo il mio personaggio. Non vedo il mio personaggio. Un casino questa cosa. Sono stato colpito. Incredibile. Sto raddoppiando come un pazzo, io ve lo dico. È un casino, eh. Dove sono io? Oddio. Prova a sparare una volta sola. Questa cosa è bellissima, perché poi scendono e vanno contro i prismi. Si dividono, si dividono, si dividono. Bellissimo. Mi è nato anche l'incubus. Bello. Dobbiamo andare a fare dell'emb. Però adesso ritorniamo normali. Più o meno. Oddio, eh. C'è una tinted. Perfetto. Che build. Wow. È ottimo anche con Brimstone. Sì, poi Brimstone e il prisma. Sai che viene fuori una roba fighissima. Non mi vedo neanche più. Perché sparo io come un deficiente? Devo cercare un po' di vita, effettivamente, sì. Perdo la vita qui. Si è dimenticato una chiave. Vabbè, non importa. Oh. Addirittura. Little Steven. Che bellino che. Mi ha colpito qualcosa. Stiamo per morire. Però sono meno preoccupato perché delle... Tinted. No. Non ho bombe. O The Tower. Ce la vogliamo veramente rischiare? Osteria. Dammelo, è mio. Lasciamelo. The Tower è sempre una merda. Lo odio costantemente. Anche quando funziona lo odio. Dammi una bomba. Meglio. Andiamo a farla super secret, va. È come uno scudo questa build. Devo stare attento perché veramente, sinceramente non mi vedo. È un problema. Dovrò schivare all'ultimo, cazzo. Ok. Ok. Concentriamoci su di lui. Non serve, Ash. Andiamo via. Cuore rosso, tra l'altro, quindi... Bomba. No, 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 via, 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 via. I Brimstone hanno ucciso lui. Ehi, non sparare così che non vedo niente. Ok. Simone, poi se riesci vieni a vedere il personaggio che ho. Giusto perché è una cosa che non hai ancora mai visto. È un personaggio che non può sparare. Spara lui al posto tuo. E lui si sposta un pochino, vedi, la difficoltà è quella. Poi posso sdoppiare i minion. Però ho trovato le falci. Un oggetto che me le spara in cerchio intorno a me come un pianeta. Questo prisma, invece, quando le lacrime passano lì, si dividono in quattro cose colorate. Quindi se spari una volta è l'inferno. Sparo una volta sola. Di solito è così. È così. E quando toccano il prisma si dividono in quelle colorate. Ma sei invincibile. Però no, non sono scudo. Non hai molta vita però. No, perché l'ho persa tutta prima. Si va. Sei contro il boss? Ma è il boss finale? No, è uno dei due. Ok, morto. Morto, perfetto. Ma non è giocare però questo, scusa. Tanto però il danno mi ha preso. Ma perché tu non riesci a vedere un cazzo. No, non vedo nulla. Io pure sono piccolissimo. Morto. Ma il discorso è che se ti colpisci due volte muori. Se mi colpisce tre volte muoio. Però sono alla fine, in teoria devo riuscire a non farmi colpire mai. Ok. Perché culo? Che culo incredibile. La cosa migliore. Dio mio, grazie Simone. Sei morto? No, mi ha dato una marea di vita. Prego. Non so, io schivo tutto perché se no non vedo dove devo schivare. Ho sbagliato stanza. Vabbè, tanto. Grazie per quest'ultima moneta. No, che sei scemo. Perfetto. Succubus e Dark Baby. Fatto, abbiamo finito Lilith. Blue Baby manca Delirium, Giuda finito, Kane finito, Magdalene infinita, Isaac finito. Madonna. Siamo vicini a Forgotten, me ne sono dimenticato. Va bene, abbiamo anche finito le 4 esatte. Vi ringrazio per assistere a queste partite incredibili, stiamo veramente avvicinando. Grazie mille per essere passati, ci vediamo mercoledì. Oddio! Cristiano! Un mancamento, sì.